Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come avete visto, ho aggiornato a Windows 11. Non un PC, ma ben tre PC. Oggi sono qui per dirvi tutto quello che c'è da sapere, sia per quanto riguarda come si installa, sia per quanto riguarda se ne vale la pena. Allora, il primo punto è quello dei requisiti minimi. E diciamo, da questo punto di vista, Microsoft ha voluto fare un passo indietro. Infatti, Windows 11 si potrà installare, sì, come abbiamo già visto, su PC con almeno 4 GB di RAM, almeno un processore dual core, almeno una scheda video che supporta le DirectX 12, almeno un display in HD da 9 pollici deve avere. E per quanto riguarda invece il TPM, sì, il TPM è ancora richiesto, è richiesto ovunque. Però per quanto riguarda questo requisito, dopo ci arriveremo dopo. E invece per quanto riguarda le CPU compatibili, inizialmente dalla 8ª generazione di Intel in poi e dalla 2ª dei Ryzen in poi. Ma a quanto pare Microsoft ha reso possibile l'installazione anche su PC con processori che non supportano questi requisiti. Infatti è possibile installare Windows 11 ovunque, possibile sia con metodi ufficiali, non ufficiali, ormai questi requisiti minimi sono stati completamente, diciamo, abbattuti. Si potranno installare ovunque. E anche per quanto riguarda il TPM, che doveva essere una cosa obbligatoria, sì, ancora adesso rimane una cosa obbligatoria. Infatti se così, tramite il metodo ufficiale, andate a scaricarlo, lo strumento per fare l'aggiornamento vi dirà immediatamente che non potete perché non avete il TPM. Però Microsoft stessa ha rilasciato una guida ufficiale come installare Windows 11 anche se non rispettate i requisiti minimi e se non avete il TPM. In descrizione vi lascio il link per seguire la guida, così sapete un po' come fare, che cosa fare, sia se avete un PC non compatibile, sia se avete un PC compatibile. Ma quindi, se abbiamo un PC d'ultima generazione e ci dice che non è compatibile, senza utilizzare cose non ufficiali, diciamo che la prima cosa da fare è abilitare il TPM e il Secure Boot dal BIOS. Diciamo che la procedura varia in base a scheda madre, processore, eccetera eccetera. In generale si chiama FTPM, la voce che dovete abilitare, oppure in caso di Intel è possibile che si chiama in un altro modo. E invece il Secure Boot di solito si chiama o Secure Boot oppure avvio protetto o cose così. Si trova sempre nella sezione sicurezza o nella sezione boot, vedete un po' voi. Windows 11 è stato rilasciato ufficialmente il 5 ottobre, ma purtroppo con delle mancanze. Infatti per il momento non sono disponibili le app Android, ma quelle verranno rilasciate in un secondo momento. Però non vi preoccupate che prima o poi arriveranno anche quelle, insomma. Appena ho fatto l'aggiornamento, subito, insomma, ho utilizzato il PC normalmente, come faccio di solito, e non ho notato nessuna problematica per quanto riguarda la compatibilità con i driver, con i programmi. Infatti, fin da subito tutto è stato compatibile, però comunque per parecchi dispositivi già sono disponibili i driver che potete tranquillamente aggiornare, come per esempio i vari driver del chipset, della scheda video e così via. Insomma, appena avete finito di aggiornare, vi consiglio di fare un bel aggiornamento anche dei driver. Appunto, subito dopo aver visto che comunque tutto funzionava, ho notato anche che comunque, tutto sommato, le prestazioni nei giochi e nell'uso generale sono rimaste comunque le stesse rispetto a Windows 10. Le prestazioni, diciamo, sono rimaste invariate. Infatti in gaming otterrete sempre lo stesso identico numero di FPS. Se siete dei giocatori non dovete farvi troppi problemi, aggiornate senza preoccuparvi. Ho notato che comunque in generale, anche se le prestazioni sono rimaste sempre le stesse, ho notato un'usabilità decisamente migliore. Infatti le animazioni, i suoni, tutte queste cose qui, diciamo che rendono, secondo me, l'esperienza d'uso molto più confortevole rispetto a prima. Diciamo ci sono meno bug, diciamo che quando clicchi una cosa, oltre ad essere più fluida perché le animazioni sono più belle, proprio ti dà proprio la sensazione che funziona meglio. C'è una cosa che, diciamo che è un po' difficile da descrivere, però comunque fidatevi che secondo me questo Windows 11 rende l'esperienza decisamente migliore. Soprattutto con un portatile, infatti l'utilizzo col trackpad, l'utilizzo delle gesture sono molto, ma molto migliori secondo me, rendono l'esperienza decisamente più fluida. E finalmente è stata svecchiata
l'app impostazioni. Infatti ora è molto più semplice da consultare, si riesce a trovare tutto, hanno aggiunto più voci ed è molto più bella esteticamente. E insomma, diciamo che da quando l'ho installato pochissime volte sono dovuto ricorrere al pannello di controllo. Pannello di controllo che rimane. Molti diranno purtroppo, molti diranno per fortuna, ma secondo me è rimasto anche per una questione di retrocompatibilità. Infatti ci sono ancora alcuni vecchi programmi che funzionano ancora grazie al pannello di controllo, quindi alcune impostazioni potete trovarle solo lì, quindi secondo me è per questo che Microsoft non ha voluto toccarlo. Infatti, comunque, se volete, potete non andarci, invece se ne avete bisogno andateci senza problemi. Ma invece vogliamo parlare del Microsoft Store. Finalmente il Microsoft Store è utile, infatti ora si possono trovare parecchie cose e alcune applicazioni famose, diciamo quelle più utilizzate, si trovano sullo store, altre applicazioni saranno aggiunte in futuro e vabbè, tralasciamo la questione delle app Android che verranno aggiunte in futuro, però comunque secondo me già adesso il Microsoft Store ha molto più senso, è anche più reattivo, insomma hanno fatto un bel grande passo in avanti da questo punto di vista. E per quanto riguarda invece i bug o i problemi, che comunque come vi immaginate ce ne saranno sicuramente su un sistema operativo appena uscito. E infatti ce ne sono, ma secondo me non ce ne sono così tanti. Infatti io non ho riscontrato nessun bug che compromette così tanto l'esperienza generale. Però c'è da dire che in questo momento c'è un bug sui processori Ryzen che diminuisce le prestazioni nei giochi fino al 20%. Ma sinceramente nei giochi, appunto, ho testato Windows 11 su 3 macchine Ryzen e non ho notato cali di prestazioni. Forse sarà un caso, forse non ci ho fatto caso io, forse non lo so, non mi è capitato questo bug. Però comunque state tranquilli che questo bug sarà sistemato tra pochi giorni, dal momento che sto registrando. E ultima cosa per quanto riguarda l'interfaccia grafica, che sì, è molto bella, come abbiamo visto, molte applicazioni sono state svecchiate, appunto, non solo impostazioni e Microsoft Store, ma anche Paint, il blocco note sta per essere svecchiato, l'app foto, che è più semplice da consultare, altre app comunque sono state riviste, ma purtroppo ancora adesso ci sono alcuni elementi del sistema, come per esempio, non so, gestione attività, gestione dispositivi, oppure, non so, alcuni elementi che erano presenti anche all'interno del pannello di controllo, purtroppo sono rimasti ancora con la vecchia interfaccia. E infatti, comunque, da questo punto di vista non è cambiato molto da Windows 10, anche se comunque molte applicazioni le hanno svecchiate e ora, rispetto a Windows 10, è molto più coerente. Però comunque io vi dico che secondo me vale la pena comunque aggiornare, perché rispetto a Windows 10 non perdete niente. Anzi, ci guadagnate e basta. E staremo a vedere come si evolverà la situazione sui vari fix, sui bug che ci sono attualmente. Comunque, e appunto sulla questione dell'interfaccia, se verrà svecchiata ulteriormente, staremo a vedere. Però per il momento secondo me stanno facendo un buon lavoro. Beh, quindi che dire, questo è il video, spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, altrimenti dislike, sapete benissimo dove si trova. Spero che questo Windows 11 comunque vi sta piacendo. Non so se già vi siete convinti oppure se comunque volete aspettare per aggiornarlo. Comunque secondo me ne vale la pena. Beh, noi ci vediamo al prossimo video e bella a tutti ragazzi.